anche stasera abbiamo il piacere di avere un grande ospite. Una persona che si è occupata fin da ragazzino di musica etnica. Ha avuto delle esperienze eccezionali. L'ultima esperienza è con la nuova orchestra Scarlatti. Ed è con noi stasera Romeo Barbaro. Sì. Maestro, innanzitutto buonasera. Grazie per essere venuto. Io ringrazio te della tua ospitalità in questa, come dire, in questa trasmissione. Come ho visto delle puntate precedenti, io capita sempre di vedere delle puntate, delle cose interessanti. E questa, io penso che sia una di quelle che a Napoli conta, insomma, che abbia che di una certa valenza, insomma, culturale. Come nasce questa passione per la musica? Questa come nasce? Nasce che fino ai 38 anni fa, quando ho cominciato, perché io, come tutti sanno, insomma, provengo da una famiglia insomma agreste, quindi dalle falde del Vesuvio, quindi sono nella zona di Somma Vesuviana, quindi in effetti, e arrivo a Napoli a un'età molto giovane, perché avevo mamma napoletana, e quindi in effetti in sostanza nasce da una passione di famiglia, che in realtà non è musica, ma è nata a casa nostra, insomma, la camorra, l'odore della terra, degli animali, certo. di tutto ciò che è natura. Quindi in effetti... Che poi affonda proprio le radici nelle feste di Dionisi. Sì, perché tu pensa che oggi si parla di fare la cosiddetta la tamurriata, che tutti sanno, ma farla in teatro no. Insomma, noi non ci saremmo mai sognati, io non mi sarei mai sognato di suonare la tamurra a San Carlo. Io non mi sarei mai sognato di suonare la tamurra nei grandi teatri, dove, tipo in Cina, in Giappone, in Australia, dove tutti i luoghi con grandi nomi, ecco, mo ci vuole, parliamo dei nomi noti. Però procediamo per grado. Cioè, però io nasco alle falde del Vesuvio, e il setaccio, che è la tamurra, diciamo, per noi è stato... Per noi ragazzi era un gioco, e tutto nasce per la passione, per un gioco, per il suono, e questo amore per la festa, per il momento di aggregazione, nei momenti di festa, nei momenti di... insomma, perché per noi è il gioco di noi ragazzi. Ma di paese, quindi diciamo che la tua famiglia era abbastanza numerosa. Sì, e noi siamo sette, quindi effetti figli. Adesso sono in Germania, quindi i miei fratelli che no. Ma anche loro avevano la stessa passione. No, loro no, io sono un fratello medico, un chirurgo, quindi a Basilea, e no, gli altri no, fanno altre cose, quindi sono io che ho portato avanti la tradizione, insomma, della mia zona. Ma c'era e, in famiglia tuo ma padre in famiglia quello? Papà strimpellava, quindi c'era insomma concertava con gli amici, insomma, le feste popolari, e poi ha cominciato, insomma, ha avuto questa io ho seguito un po' lui, insomma, ho seguito un po' lui le sue orme, che poi, tra l'altro, non era, che papà non è che era un musicista, insomma, però la passione era un uomo di tradizioni, era un uomo legato a una tradizione
della montagna fredda, noi certo. diciamo la montagna fredda è il Monte Somma, la montagna calda è il Vesuvio, quindi in sostanza siamo stati come dire, educati alla tradizione, alla festa, al momento di aggregazione della famiglia, le credenze popolari, fatti e leggende, miti, quindi tante cose belle. E quindi ho cominciato a poi da questo non pensavo mai che da un gioco, da un fosse diventato poi una professione, poi un'arte che insomma. Anche perché da Somma Vesuviana, tutta la zona vesuviana. Limitrofe cioè... dei paesi, insomma, alle falde del Vesuvio sono legati a questa tradizione millenaria, siamo a 2000 anni, 2500 anni di storia, insomma, ricordando i musici viandanti di Pompei, insomma. Che vediamo lì. Ma secondo te quanto ha influito il clima sulla poesia, sulla musica, su questa sì, perché nostra... vedi, guarda, influire la poesia, sono state scritte tante cose, nella musica napoletana c'è l'ingresso del tamburo, del tamburello, della tamborra, ma la tamborra chiamata volgarmente cafuna, quindi quella nostra, quella spessa, ma il tamburello napoletano usato addirittura che meno spesso, questo momento andiamo nella tecnica della, no, certo. Insomma, della nascita dello strumento, in sé per sé, quindi ha accompagnato, dicevo, vari brani di grandi autori e interpreti della canzone napoletana, insomma, da Lausieres, le Tarantelle, quindi i Rossini, certo, perché Rossini, tra l'altro, sì, lo stesso, ma io perché menziono Rossini, perché io penso che abbia avuto una grande valenza storica Rossini. Assolutamente, assolutamente. Ma anche sì. Mi permetto anche Stravinsky sì, sì. è entrato. Ma nella... lo stesso, ma Béla Bartók, quindi grandi autori sì. che noi abbiamo avuto nella. Che quelli autori, compositori della musica popolare, certo. Quelli proprio della. Che sono proprio gli esperti della musica popolare, sono nati per sì, seguendo la sì, musica certo, popolare, certo, questi certo, grandi immortali sì, autori. Sì, 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 sì. Ma anche perché tra. Vabbè, insomma, Pergolesi, sì, sì, Stravinsky, come la scuola napoletana, poi tra l'altro. Insomma, ne abbiamo avuto i tanti pure della scuola napoletana, insomma, Cimarosa, Paesiello. Assolutamente. Quindi, penso che tra l'altro arrivavano da tante, si sono belle cose raccontate. Quindi vieni da Somma Vesuviana, cioè nasci da Vesuviana e arrivi a lei, Napoli. Arrivo a Napoli e che succede? Che cioè, succede? Che vado lì e seguo gli studi in conservatorio. Però c'è stato un periodo, voglio dire... un po' che è stato dimenticato dal popolo, la tamborra, sì, perché negli anni, poi grazie ai ricercatori, agli etnomusicologi, ai grandi compositori come Roberto De Simone, insomma, poi ha dato una mano ad aiutare questa, insomma, alla conoscenza certo. di questa grande tradizione. Assolutamente. Nostra. Quindi noi dobbiamo a questi grandi. Perché si può dire poi dagli anni 70 in ma poi. Ma sì, perché no? poi dagli anni 70, gli anni della protesta, insomma. Certo, noi eravamo un po', noi della zona, noi provinciali, eravamo visti un poco, un po' emarginati, insomma, a dire vabbè, ma questi che vogliono, insomma, mi ricordo poi dai Zezin, anche le russe, che ho collaborato poi. Quindi c'è stata questa rivalsa culturale, questo movimento. C'era anche importante. Un altro gruppo che era, mi pare, Licia Ravoli. Ma sì, che erano famosissimi. Sì. In questo caso che tu mi hai menzionato Licia Ravoli, c'è Enzo Perna, per esempio. Sì. E Anna Ferrigno è in paranza con noi, la moglie. Quindi che io, insomma, è uno dei gruppi più importanti di Licia Ravoli che abbiamo. Era la zona di Torre del Greco sì, infatti, ed erano molto 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 bravi e giravano il mondo pure loro, ma ne potrei menzionare pure ancora parecchi che insomma hanno dato veramente un grande respiro alla musica popolare, alla musica etnica. Quindi sei arrivato a Napoli? Beh, arrivo a Napoli, effettuo studi in conservatorio e mi comincio poi ad avvicinare, insomma, man mano ai grandi. Ho la fortuna, forse prima
c'era più fortuna, ma non nel senso, non c'era il Grande Fratello o c'era X Factor, ecco, certo. Pure Amici, non vorrei parlare di certe cose, ma è anche giusto forse che certi format esistino, però dico non c'era niente, insomma, c'era che poi tu incontravi un grande artista e magari potevi essere utile a una produzione, tipo come è successo a Carlo Crocco. Io ho lavorato per 2 anni con Carlo Crocco, come insomma con Merola, con Buonanima, insomma Vinci, con tutta la, insomma addirittura Franco Ricci, insomma tutti, io ho suonato con tutti, con questo, ho avuto l'onore, il grande onore di Gallo, insomma tutti. Quindi questa è stata una mia formazione, il mio, come dire, il mio secondo conservatorio. La formazione con questi la tua consacrazione sì, è stata con i grandi. Con quelli ho avuto questo piacere e io veramente per me è stata quella, esatto come diceva, consacrazione di stare con questi mostri sacri della storia, della musica e della canzone napoletana. E poi un susseguirsi poi di cose dal 99 con le grandi orchestre, comincio a collaborare con l'orchestra del Peduzzelli di Bari e poi con l'orchestra Scarlatti dal 99, quindi ci siamo fatti mezzo mondo a girare insomma con dei grandi concerti. Ma che cos'è suonare la tamburina? Cioè se la dovessi spiegare al pubblico di Edoardo sì, a casa. Ma che cos'è? Io dico per suonare bisogna credere. Per suonare la tamburina bisogna credere. Non è percussione ma è una credenza. Io dico sempre, prima di suonare la tamburina bisogna, noi di quei popoli, di quella zona, dobbiamo già credere. Cioè credere nello strumento, nella devozione, è un aspetto catartico, ti prende l'animo, quindi devi credere per suonare, ecco, è il cerchio, quindi il setaccio, chiamiamolo così, è qualcosa di importante, e non è percussione ma è una credenza, io dico, perché tanti colleghi, tanti bravissimi colleghi percussionisti, suonano questo strumento, ma il tamborraro e il percussionista sono due cose diverse, perché sono due specializzazioni, chiamiamole, musicali diverse. Tu prima quindi, hai parlato della catarsi, no? Sì, il momento catartico che ti prende. Diciamo che dal punto di vista proprio spirituale, sì. Il momento in cui c'è questa forza che si percepisce che va anche al di là dello strumento stesso, tu vedi che ci sono proprio delle persone che sembrano entrare in un'altra dimensione. Sì, ci si assenta un po' la tamburriata del canto degli emarginati di Plauto, no? Che lo dice nei suoi. Ti assenta, attenzione, il ritmo ti fa capire che il ritmo è l'inizio della vita, è il cuore, il battito, quindi è l'inizio di una nuova vita e quindi è lo scorrere del tempo. Ed è anche l'energia nascosta che si sprigiona poi attraverso proprio nello spazio. Assolutamente. È una cosa molto, ecco, io questo poi col tempo, insomma, e l'ho potuto sperimentare proprio sulla mia pelle, insomma, e su quello che noi comunichiamo, e quindi ha un aspetto molto 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 importante, insomma. Sì, ma poi in effetti credo che ci sia pure tantissimo, sai, dei riti orfici che si facevano, sì, della... Qua ci stiamo inoltrando in una cosa molto bella, perché dovete dirci belle, dove menziono che era il Tempio di Cibele, prima che poi diventasse poi in età cristiana Montevergine, certo. Quindi la famosa aiuta a Montevergine dei femminielli, ma quelli erano i corribanti di Cibele che andavano lì e si flagellavano addirittura, si procuravano delle... Anche perché c'è tutta una storia. Nell'antichità
la presenza del Antis Agatistis riduca tutta la storia che non voglio come dire. Cioè, erano depositari sia della parte maschile che della parte femminile. Sì, ma vedi, già c'era un'apertura, attenzione, ed io questo dico, andiamo indietro di tanto, però erano già avanti. Certo, perché non c'era distinzione, attenzione, assolutamente, non c'era distinzione né di pelle né di razza né di sesso, quindi c'era molta libertà e questa è la prima cosa. Addirittura erano considerati quasi sacerdoti, sì, erano sacerdoti di questa maschile che è perfetto. E poi insomma in tutto questo si innestava anche la figliata, cioè questa poi c'era questa quindi c'era tutta poi la nascita, insomma c'era molto, e rispetto guarda proprio l'animale. Perché vedi, noi in un canto... Io scusami, se mi permetto di parlare di questo, è perché vorrei far capire alle persone che sono a casa che stiamo parlando di un qualcosa che si perde nella notte dei tempi. Cioè, non è che stiamo parlando di un... non lo so, gli strumenti ad arco, gli strumenti sono tutti strumenti che in una maniera o nell'altra sono quasi, come dire, abbastanza... tra virgolette recenti, va. Ma la tamorra è proprio qualcosa. La tamorra ha questa. Tamorra, io dico, la tamorra è il ricordo della nostra. È una memoria della nostra storia umana. Quindi è un ricordo, quindi è talmente antica, talmente atavica che non. No, ma poi tu sai perfettamente che bisogna aspettare parecchi secoli affinché nella musica classica arrivi la percussione. Sì. Perché cioè era solo ed esclusivamente concertante. Erano concertante, è chiaro. Quindi ma anche la presenza del direttore d'orchestra, che prima era il primo violino che dava gli attacchi. Certo. Adesso poi c'è stata la figura del direttore d'orchestra. E quindi poi insomma, ma addirittura poi c'è stata, andiamo proprio avanti, facciamo un volo, la batteria all'ingresso, ma come lascia poi la batteria, insomma, una cosa molto molto strana, non è il mio settore, però è per gli amici grandi batteristi, che Napoli è la città dei grandi batteristi, che ne potrei menzionare tanti, insomma, ma è che l'esercito confederato sudista e nordista perdevano sul campo di battaglia i pezzi di tamburi mentre andavano, e quindi pensarono di metterli insieme. Questo pure mi è sempre piaciuto questa cosa, però vado indietro nel canto, invece nei tamburi dei insomma, che potremmo parlare quelli dell'isola di Codò, o potremmo parlare dei tamburi degli indiani d'America, insomma, che annunciavano c'è la danza del fuoco, e anche noi abbiamo poi delle danze, vedi, si trovano, vedete, come i popoli, riesce a trovare. Noi abbiamo anche noi la danza, noi abbiamo la tamurriata del nascituro, addirittura i canti di morte, insomma, un canto a figlio, i canti a figliola erano quelli dedicati alle Madonne Campane, poi abbiamo i canti a fronna e i canti proprio di promessa, addirittura all'animale. Noi abbiamo un canto che dice: cavallo, si ma fai che sta s'aiuta, t'accatta a potturale a su una ghiera. Vedete, lui promette. Vedete che rispetto ha il contadino per l'animale, cosa che non abbiamo attualmente, e questo lo posso dire perché sento ancora cose brutte, insomma, che gli animali abbandonati, assolutamente no. Io una piccola parentesi, mi batto per l'abbandono degli animali. E sicuramente ci associamo anche noi di Edoardo. Perché, sinceramente, non è una cosa molto piacevole e dispregevole, anzi. E quindi, insomma, c'è questo rispetto, c'è questo vivere con l'animale. Io vivevo con le pecore, i conigli, quindi il pollame, quindi ho vissuto sempre, stavo bene, ho passato ore e ore la mia infanzia con gli animali. Meraviglioso questo sempre riscoprire questa musica, questo particolare tipo di musica con questo mondo rurale che... ci appartiene e che ce ne siamo un po' dimenticati, no? Tutti. Sì, mettiamo da parte certe cose, ma si torna sempre indietro, tra l'altro, perché si parte sempre poi da zero di nuovo.
perché poi vedi che certe cose poi non possiamo farne a meno, insomma, quindi possiamo arrivare con la tecnologia, con la, insomma, alle stelle, andiamo su Marte adesso col tassì, cioè, però sinceramente... C'era ancora, quindi mi ricordo abbiamo fatto Ramallah, abbiamo fatto Nablus, abbiamo fatto Nazareth, e la Scarlatti è andato lì col sindaco che prima era la Virgolino, e andammo lì tutto con l'ONU, con, scortati dai camion dell'ONU, e a fare questi... Vabbè, questi... È stata un'esperienza meravigliosa. Per noi è stata anche un po' inquietante, perché... Assolutamente, beh, meravigliosa sicuramente. Un po' inquietante, però è stato bellissimo poi incontrare, insomma, suonare poi per questa... Era, si chiamava il Concerto per la Pace. E il vostro repertorio in quel... Beh, là facevamo addirittura, all'inizio si iniziava con Donizetti, addirittura, erano tutti autori napoletani. Tutti autori napoletani. Pergolesi, Cimarosa, Paisiello, che parlavamo prima, e poi si finiva con il Canto libero di Ciceranella, fatto da un soprano, quindi che era molto bello. Ciceranella sì, cantato da un soprano, e io l'accompagnavo, insomma, con la direzione dell'orchestra. Quindi era molto 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 bello, devo dire la verità. Senti, ma quando una persona come te, insomma, ha vissuto una serie di esperienze di questo livello, cioè... Rimani sempre lo stesso. Perché... Cioè, solo Riccardo Muti adesso, no? Sì, ti sì, dovrebbe chiamare. Sì, sì, perché... no, ma no, per l'amor del cielo, per l'amor del cielo, suonando come noi abbiamo fatto, per esempio, gli spettacoli. Sarebbe meraviglioso. Dici, ma io certo. Arrivo a San Carlo con 5 concerti al San Carlo che facemmo anni fa, facemmo questi concerti al Teatro di San Carlo, che per me è la Mecca, è il massimo dell'espressione. Abbiamo un teatro che si commenta da solo, non sono io a commentare il San Carlo. Però quando arrivavamo lì a fare questi spettacoli, che erano delle visite combinate con noi, poi all'interno, dopo la visita al Regio Teatro, poi c'era il nostro, insomma, intervento, c'era questo, insomma, c'era la Paranza che si esibiva lì anche nei massimi del foyer e al teatro. È stato, dico, io mi trovo a San Carlo con la Paranza, qui insomma. Però ci ho messo un momento, possiamo, 30, anche, 30 dirlo, possiamo anche dirlo al pubblico, sì, che la Paranza è il tuo gruppo musicale, sì, che, perché se no... Sì, la Paranza, io poi in questi anni... Poi in questi penso anni, che facciate, sì, anche dei concerti. Sì, facciamo dei concerti, facciamo delle... L'ultimo abbiamo fatto proprio, come dici, parlavamo prima di Torre del Greco, di Ciarau, abbiamo fatto, ed era presente anche Enzo Perna. Quindi abbiamo fatto un concerto a Villa Macrina lì a Torre del Greco, che è stata una cosa meravigliosa, era pieno e siamo stati contenti di questa, di un bellissimo, ma anche a Benevento, con un'organizzazione molto 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 bella, pure con, organizzata pure da Antonio Benvenuto, che è sempre... vuole sempre lì organizzare la Paranza, perché crede nella cultura. Diciamolo ai signori sindaci, sì, sì, Romeo Barbaro, sì, insomma, sì, cioè... sì, sì, no, io non mi... Guardate, noi, devo dire, io non sono quell'artista, quell'operatore, io mi sento un operatore culturale, ma non mi sento frontman, non sono un frontman, non sono un leader, io dico, no, veramente, ma io non è proprio così, sono perché così. Tu sei un artista. Però io dico, io non sono, sono un operatore della cultura, mi sento, vorrei portare avanti, io porto avanti il mio, la mia terra, il mio, io credo in quello che fa, quindi poi... come dire, nell'arena si vedono i gladiatori. Assolutamente, ma... un sacco di paroloni, ma nell'arena si vedono i gladiatori. Sai, si spendono, sì, tantissimi fondi, no? Per la questo cultura, sì, si spendono dei soldi, questo... che spesso vanno, sì, anche a delle situazioni, certo, insomma, un po'... Se vedi che fanno, insomma, tutte le sere, la sfilatina di moda, oppure per le bambole... le bambolone vestite, signori amministratori, oppure, insomma, cioè cerchiamo di prestare un po' attenzione, la degustazione della mozzarella tutti i giorni, insomma, è chiaro che siamo in una un grande paese, no, che importiamo la più bella mozzarella, o insomma io mi permetto, perché no, vorrei dire che
tu appartieni a quei artisti che noi tutti dovremmo proteggere, perché siete gli unici che sono rimasti a portare avanti tradizioni millenarie. Cioè, questo devo darti atto, perché noi siamo affascinati da tutto ciò che viene dall'America, dall'Inghilterra, sì, e poi tutte le... ma nessuno lo mette, perché in poi quando andiamo a fare i concerti in Francia, oppure andiamo, come capita a noi, paranza di andare a fare i concerti in un'altra nazione, ma c'è gente che darebbe... Io per esempio mi permetto, con tutto rispetto nei tuoi confronti, certo, io anche Marcello Colasurdo, che è un Marcello, eccezionale Marcello, come mio artista, amico, ma Marcello, vedi, è un altro autentico, un altro appartenente alla tradizione, ma da Marcello, e poi insomma poi ne abbiamo avuto parecchi che purtroppo ci hanno lasciati, insomma, i cantatori, non siano cantanti, cantatori. Ma c'era anche lo stesso Antonio Sorrentino. Antonio c'era una tamorra mia, Antonio Sorrentino, che è ancora una mia tamorra, anzi saluto la sorella Raffaella, che ci sentiamo spesso, e niente, Antonio sì, una mia tamorra, insomma, ed era uno che nella tradizione ci credeva, insomma, assolutamente, Tiano di Pagani. Ma come Tiano? Ma potremmo citarne tanti, insomma, di amici presenti, e che non c'è più. E quindi noi adesso diciamo, sia io sia Marcello, diciamo, siamo rimasti qui a tramandare, a portare avanti ai giovani di seguire questa cosa con una certa con una certa serietà, e non come, certo, fatto, vabbè, mo si porta e mo non si porta più. No, la tradizione non è una moda. Sono perfettamente d'accordo. Non deve essere una moda. Quindi scegliere questo comparto musicale deve essere scelto con una serietà di altissimo, proprio di altissimo livello, di credenza in questa cosa, se no è inutile fare, insomma, poi vabbè, poi magari vabbè tira di più, che so, il rock, oppure che magari sì, ma nessuno mette in discussione questo. Noi siamo un comparto musicale che insomma ha i suoi adepti, ha i suoi problemi, le sue problematiche, perché certamente è chiaro che va più un nostro concerto e altri concerti magari tu fai un gruppo musicale di grossa fama, è chiaro che di musica leggera, che insomma, certo, con tutto rispetto, però vedi, però poi ci siamo noi, però attenzione, c'è questa, io credo nei giovani, guarda, io credo, abbiamo una gioventù intelligente, sveglia, studiosi, ragazzi che parecchi hanno fatto le tesi con me, parecchi le tesi di laurea in etnomusicologia, io tra l'altro anche presso i conservatori, io ne vado a fare uno in Francia adesso a gennaio a Nizza, al conservatorio di Nizza. Quindi io credo nei giovani, perché seguono e sono bravi, e ci stanno parecchi ragazzi che seguono la tamorra come fatto proprio serio e non come percussionisti, ma come tamorrare, non vogliono diventare tamorrare, vogliono vivere. E quindi io sono... Io dico cercate di, poi i nostri poi predecessori, cioè quelli, certo, che cercando di mantenete, di preservare, preservate questo, la nostra cultura. Sono d'accordo che poi è un genere musicale che è anche molto seguito. Sì. Perché non è vero che, cioè, se tu pensi, voglio dire, mo lo so che ci sono delle differenze, però se tu pensi, la gente che va alla notte della Taranta, cioè questo è un argomento un poco, perché è un argomento di organizzazione, attenzione, perché lì c'è una cultura e qui lei ha la cultura del Salento e noi quella della però perché notte, poi tu mi devi spiegare sul panfilo della regina Elisabetta, i ciaravoli vanno a suonare, sì, una sola volta, e poi non noi siamo capitati, ti posso dire una cosa, no, voglio dire, siamo capitati su un panfilo a suonare la paranza, è capitata pure lei, ha avuto questo piacere. E perché non deve diventare una cosa sistematica? Non deve essere una quello... cosa, dovrebbe essere spontanea, spesso. E
assolutamente, assolutamente. Cioè, sì, bisognerebbe avere anche un po', io credo, perché io parlo giustamente non da addetto ai lavori, no, ma il mio modo di vedere è più che altro un modo di vedere da giornalista. Cioè, beh, io credo che molta responsabilità è nelle istituzioni. Perché una città come Napoli, che ha un continuo arrivo di navi da crociera, è inammissibile che i crocieristi, persone che comunque, i turisti, persone che comunque vengono da tutte le parti del mondo, non trovano, che sono attirati anche e soprattutto dalla canzone napoletana, non riescono a trovare un solo teatro a Napoli in cui si faccia musica di tradizione. Voi, se guardate, si pensa sempre di fa, non c'è. Questo devo dire, non c'è. O se lo vanno a cercare, se sono fortunati, in qualche meandro, in qualche spazietto, insomma, che fanno, che magari, ma insomma, che dovrebbe, cioè, ecco, l'investimento della per la musica dovrebbe essere venduto con il pacchetto del biglietto. Tu vai a Londra, cioè, scendi a Londra, vedi la tempesta, vai direttamente, vai a vedere la tempesta di Shakespeare, vai a sentire, cioè, vai in ogni... Ma perché succede questo? Perché succede questo? Cioè, perché siamo così? Perché siamo, cioè, siamo suicidi, che cosa così siamo? Consumatori, cioè, insomma, consumistici su questo aspetto, che non ci interessa l'ingresso del danaro, del danaro. Ma questo e non potrebbe dare ma lavoro... Ma loro, forse, penso che loro, chi lo sa, che organizza queste cose, pensa che certe cose siano, i loro guadagni siano diversi, insomma, vadino su altre cose, su magari sul mangiare, sul cioè di Viani è sempre attuale, no? Perché guardate, con campanilismo, guardate, Viani, vi dico una, cioè, cosa, nel momento in cui hanno chiuso un teatro per aprire un supermercato, e io dissi, qua ci dobbiamo preoccupare, perché certo, tu se vai al centro storico e vedi, per l'amor del cielo, abbiamo turismo, devono arrivare, devono venire, però ma prima, sai, oggi tutti diventati ristoranti, è un passaggio per l'India, tutti i ristoranti, tutti i pizzerie, tutti i ristoranti. Vuoi parlare di musica? Allora, io ti posso garantire una cosa, questo lo dico perché ci sono stato, non è che lo dico perché l'ho sentito dire, è proprio per esperienza diretta. Cioè, a Vienna, che Vienna è, cioè, l'Opering ci sta, insomma, Salzburgo, vabbè, insomma... Esiste prima di tutto il teatro di quartiere, dove si fa musica classica. Vedi, di ogni ma già quartiere. I bambini vengono educati alla musica. E poi, noi non penso che noi come tradizione musicale non abbiamo niente di meno rispetto a assolutamente Vienna, no. Penso che Mozart, anche noi sia... tornerò a Napoli. Appunto, cioè, ma pensa che, guarda, ti dico una cosa. Non tutti, o magari gli addetti ai lavori, non tutti sanno, noi abbiamo Villa Domi, la famosa Villa Domi, dove oggi si fanno, io ho festeggiato pure il mio compleanno, ma Villa Domi è una residenza dove Mozart ha soggiornato, che era Villa Mary Croft, Villa Mauri Croft, villa di, è una presenza degli elvetti, insomma lì in, è l'unica presenza elvetica a Napoli. E Villa Mary Croft, che era sul torrione lì della, che è meravigliosa, tu pensi che l'avrai vista sicuramente, che girate, insomma, come giornalisti. Quindi Villa Mary Croft, la Celeste Coltellini incontrava, insomma, Mozart incontrava la Coltellini, la figlia del librettista Coltellini, quindi Mozart è stato in quella villa, Mary Croft. Insomma, perciò dico, ma stiamo, cioè, scherzando, tieni però conto. Oggi si fanno altre cose. Io, ritornando a Vienna, ho visto una cosa che è di un'assurdità assoluta. Vienna, cioè, si sono inventati il museo del tabacco.
Il museo del tabacco, però tu per cioè, strada a Vienna ascolti tu musica. Tu paghi i soldi e dentro ti vai a vedere il museo del tabacco, ma cioè solo, come nasce alla ascolti fine. Musica per le strade. Assolutamente, lì, noi c'è. Con una tradizione come la nostra, con navi da crociera che arrivano tutti i giorni, con un discorso che si potrebbe fare tranquillamente con i croceristi, cioè nel senso che nell'acquisto del biglietto... Si è tentato di farlo, ci sono delle società, io non lo so, non ricordo i nomi, però a stento ci sono delle persone che hanno dei contatti con i croceristi e hanno cercato di farlo, hanno cercato di portarlo questo discorso, qualcuno ci è riuscito pure, fortunatamente, io gli faccio un applauso, però sono sempre pochi, dovrebbero essere di più. Io ho fatto la crociera della musica napoletana, penso che tu sai. Ah, sì, sì, come e no. Io sì. Con la Paranza ho partecipato con Enzo Gragnanillo, facemmo la crociera della musica napoletana e lì è stata una bella crociata. Una bella crociata, perché in effetti lì è stato bello incontrare poi tra l'altro eravamo con Mario Da Vinci, eravamo proprio con Da Vinci prima ed è stata molto bella, insomma, fare questa cosa. E là, vedi, che cosa vuole dire questa cosa? A dire, perché non farle sempre? Però non andare noi in giro, cioè fateli venire, insomma, no, Memo Profe di Batri, andiamo lì a fare, certo. Andiamo in Turchia, grande la Paranza, vieni qua magari, insomma, non abbiamo, ma abbiamo bisogno di questo noi, i fondi devono essere investiti per queste cose qui. Sono perfettamente i giovani d'accordo. Hanno bisogno di questo, ma indipendentemente noi stiamo, cioè non ci interessa, noi lavoriamo sempre, quindi non siamo qui a fare delle propagande, non ne abbiamo bisogno dopo 40 anni di esperienza, però ma tuteliamo la nostra cosa, e questo io poi lo dico agli amministratori locali, alle cose, cioè investiamo sulla cultura, abbiamo una fucina di tanti artisti. Sono perfettamente d'accordo. Parliamo della Tamurriata, ma parliamo pure della musica classica, abbiamo le orchestre giovanili, abbiamo, insomma, valutiamo quello che mo la Scarlatti fa, la Scarlatti Young, quindi i giovani della nuova orchestra Scarlatti, un bellissimo progetto, e questa è una bella operazione che viene effettuata in una città come Napoli. Quindi queste. Noi di Edoardo non possiamo essere che piacevolmente soddisfatti quando sentiamo che effettivamente ci sono delle cose che si cercano di fare. Diciamo sì. Che adesso siamo quasi in chiusura e eventuali appuntamenti, eventuali la telecamera tua sì, è quella, eventuali, poi eventuali lascio la parola totalmente a te. Gli eventuali appuntamenti, io ho più di appuntamenti, vorrei dire quello che noi siamo sempre in movimento, perché nel senso che come Paranza e come io, come Romeo Barbaro, con le scuole, quindi io lavoro moltissimo presso le scuole di ogni ordine e grado, quindi con la costruzione dello strumento e la messa in opera e quindi con i progetti scolastici in tutta la Campania, quindi, ma questo succede già da anni, come il progetto Alzheimer di musicoterapia che facciamo il giovedì con Maestro Schirone, promosso questi dall'Unione Musicisti, quindi questo è importantissimo, perché per un fatto poi i prossimi appuntamenti saranno quelli di Natale, dei concerti di Natale che poi comunicheremo insomma via con chi ci segue sulla nostra pagina, che la voce della Tamurra, Romeo Barbaro e quindi ci possono seguire tranquillamente. Vogliamo far vedere una delle tue tamurre? Sì, questa per esempio in chiusura vi faccio vedere, questa è una tamurra muta senza diciamo gli occhiali che vediamo, i cembali che chiamiamo noi, è una tamurra muta che non ha che viene suonata in alcuni brani, insomma viene usata per alcune esecuzioni. Questa invece poi, che vi faccio vedere, è una tamburra, e questa è una tamburra con gli occhiali, insomma, fatta, questo sono gli strumenti che faccio io, insomma l'abbiamo fatto io, l'abbiamo fatto io, Salvatore Iaseveri, l'ha
Ferragosto con i suoi materiali, insomma, è molto, come dire, ha un altro suono, quindi ecco, vi faccio l'esecuzione, quindi e vengono effettuati in questo modo, suonate in questo modo. Quindi parliamo sempre del timpano, e questo ha una, certo, insomma, un altro tipo di suono, di suoni gravi, di suoni acuti, quindi così. E quindi viene usato, quindi noi chiamiamo la torda, ma è nata murra. Quindi ai giovani affascina questo mondo, perché diciamo dobbiamo pensare che questo strumento è il nostro ricordo delle nostre origini. Ecco, assolutamente, assolutamente. Questo è il massimo. Io vorrei dire in chiusura, vabbè, insomma, grazie come sempre per averci sopportato. E particolarmente se vi capita, se ci capita, andiamo a sentire questo signore, perché è un musicista eccezionale, come pochi oggi a Napoli, veramente. E suonare, sentirlo suonare è un'esperienza meravigliosa. Grazie per essere venuto. Grazie a te, grazie a tutto il pubblico di Edoardo, tutti quanti. Ci vediamo in teatro, ci vediamo con la Paranza.